Amici interisti, amici di Facebook, amici di YouTube, buongiorno a tutti, buona domenica, splendida giornata di sole che arriva dopo uno splendido sabato sera condito dalla vittoria del Napoli, di cui sono un po' simpatizzante, ho molta simpatia, diciamo, e contro quelli là. E la vittoria della squadra bianconera più forte che abbia mai visto quest'anno, lo Spezia, contro quegli altri là. E riguardo la Spezia volevo citare l'allenatore italiano, un nome, una garanzia, secondo me farà molto bene in futuro. Lo Spezia, che è una squadra neopromossa, sta dimostrando di saper giocare un bel calcio, sta offrendo un bel calcio, sta mettendo in difficoltà tutte le grandi. Ieri gli ha dato due pere al Milan, due pere siglate da una da Maggiore, che è interista sfegatato, ha rivelato che nelle giovanili del Milan, dove ha iniziato la sua carriera, si è presentato con l'accappatoio dell'Inter. Non so se sia vero, se sia leggenda, merita tutto il mio rispetto. E l'altro giocatore, l'altro gol è stato siglato da Bastoni, credo che sia il fratello del nostro Alessandro Bastoni, non vorrei dire una stronzata però. Chiudendo questa parentesi, oggi arriva la Lazio a San Siro, abbiamo l'occasione di sorpassare il Milan prima del derby, abbiamo l'occasione di tornare ad essere capolisti, di tornare in cima alla classifica, di dimostrare a tutti che quest'anno vogliamo un trofeo. L'unico che ci è rimasto è lo scudetto. La premessa è che ogni volta che ci capita di avere questa opportunità, finora non le abbiamo mai sfruttate. Ora mi auguro che il tabù prima in classifica venga sfatato. Lo chiedono tutti i tifosi, lo devono per noi i giocatori, lo devono per Conte, lo devono per tutta quella situazione che si è creata nei giorni e nelle settimane precedenti a questa partita. Con tutto il rispetto che abbiamo per i tifosi laziali, oggi dobbiamo vincere e non solo convincere. È vero, di solito diamo il meglio di noi quando giochiamo per prima, che non abbiamo la testa povera di problemi e di pensieri. Invece adesso abbiamo la pressione di dover vincere per approfittarne. Mi auguro che Conte li motivi a dovere, mi auguro che Handanovic faccia il capitano, faccia un bel discorso alla squadra, perché è un'occasione che non dobbiamo lasciarci scappare. Mi auguro che anche Lukaku torni al gol, Lautaro ricomincia a segnare. Sulle formazioni ho sentito che potrebbe giocare Eriksen al posto di Vidal. Io Eriksen lo farei giocare a prescindere, e penso che anche Vidal sia importante, quindi non ho di questi problemi. Io voglio andare. Oggi 14 febbraio 2021 è la giornata di San Valentino. Auguro a tutti faccio a tutti tanti auguri per la festa degli innamorati. Io gli auguri ne approfitto per farli anche
alla mia Inter. Auguri, amore mio. Auguri, nerazzurri. Io sono tuo figlio. Da buoni innamorati. E fatecele, Da buoni innamorati e fatecelo sto regalo. Regalateci questo primo posto, ragazzi. Forza Inter, seguitemi sulla mia pagina, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Commentate e fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ciao!